A settembre la scuola materna di Piano d'Accio tornerà ad ospitare i bambini della piccola frazione di Teramo. I lavori di ristrutturazione dello stabile coinvolto dalla violenta deflagrazione provocata dall'esplosione del vano caldaie sono quasi terminati. I lavori penso che riusciamo a consegnarli prima della fine del mese. Dove ci impiegavamo più tempo sul risanamento dei pilastri e le travi fatte con fibre sono state già fatte, ultimate, già le mura realizzate, stiamo facendo la pavimentazione, manca soltanto il blocco caldaie che è l'ultimo intervento che noi faremo, poi faremo il collaudo e la scuola verrà riconsegnata. La scuola riaprirà i battenti a settembre, quindi così come aveva promesso il primo cittadino, il sindaco Maurizio Brucchi, ai genitori dei bambini che frequentavano il plesso di Piano d'Accio già pochi giorni dopo l'esplosione. Sì, i lavori termineranno il 22 di agosto e ringrazio l'impresa che ha lavorato davvero alacremente, così come ringrazio gli uffici, anche l'assessore di Giovan Giacomo che è stato molto presente. È un impegno mantenuto, ma non è tanto da un punto di vista elettorale, che mi interessa poco, mi interessa di più l'impegno che avevo preso con i bimbi, con i ragazzi che erano stati costretti a trasferirsi a Teramo. E invece adesso potranno tornare qui a Piano d'Accio. Prepareremo una festa per loro, daremo anche una sistemata all'area esterna con un piccolo parco giochi, così come avevamo promesso, insomma, per far sì che il loro ritorno sia un po' più festoso. Un impegno mantenuto, una soddisfazione per me, soprattutto un ricordo positivo, perché davvero in quei giorni sarebbe potuto accadere qualcosa a cui non voglio nemmeno pensare. Per fortuna, infatti, al momento dell'incidente, all'interno del plesso non era presente nessuno. A quell'ora i bimbi non erano più in classe. I 74 alunni erano usciti alle 16, solo 2 ore prima.